Quello che mi ha colpito è che ci sono degli elementi di continuità al di là anche delle varie tematiche, delle varie vicende, dei vari cicli che hanno comportato anche dei modi di conformazione dell'immagine diversi nel tempo. E questo elemento ho cercato di sottolinearlo nel breve testo del catalogo, cioè è una diciamo partecipazione continua, un'espressività attraverso il colore, per cui il colore è sempre l'elemento costitutivo di tutti i modi di comunicare pittoricamente, di Montarzolo nel tempo, cioè sia diciamo dei momenti figurativi, sia dei momenti più astrattivi, sia dei momenti di ritorno figurativo anche abbastanza impetuoso, come mi pare tutto il ciclo molto bello del relativo al Vesuvio, e poi invece come stratificazioni quasi delle tracce pietrificate, ma sempre è sempre lì, insomma, il colore che riesce a rendere, a dare senso all'immagine. Il che vuol dire, diciamo, avere una sorta di immaginazione sostanzialmente partecipativa in senso molto sensitivo, ecco, molto sensuoso anche in qualche passaggio, in altri più intellettualmente, ma il colore è sempre determinante e quindi è un colore che passa attraverso la percezione, ecco. Montarzolo non è un pittore mentale, anche quando ha soluzioni con un forte o accentuata componente mentale, poi c'è sempre questa sensitività che diventa il colloquiale, diciamo. Montarzolo era un personaggio che forse fiutava quello che faceva l'avanguardia, ma stava per conto suo completamente. È un itinerario più personale, più appartato in qualche modo, almeno da quello che so io. Quelli che potremmo dire due poli in qualche modo anche felici in qualche misura dell'immaginazione di Montarzolo, della libertà immaginativa, diciamo, che non è conseguenziale, è abbastanza libera nei suoi movimenti secondo convinzioni che sono di volta in volta riferite al momento in cui si muove. Per esempio, Tempio sommerso del 67, evidentemente c'è una tradizione che viene da una esperienza materica, informale, di cristallizzazione, un'idea del muro, però diventa un colore muro e non un muro colore in sostanza. Cioè è il colore che diventa, che materializzandosi si cristallizza in qualche modo come il muro, e non è tanto un muro che diventa colore di pittura. Quindi io penso che sostanzialmente rispetto ai momenti costituiti, storicamente costituiti, Montarzolo si sia mosso con una grande libertà, nel senso di essere impegnato a fare quello che aveva voglia di fare, indipendentemente dal fatto se fosse fuori tempo o anticipasse dei tempi futuri, perché in fondo questo Tempio sommerso è materico in una eco di informale, è materico in una costruzione un po' più organizzata che decisamente post informale. Poi invece, quando, altro momento molto felice almeno di quello che conosco io di Montarzolo, invece è questo, che dove fa i conti col fuoco vesuviano, con l'eruzione, contatto col mare dell'88, ecco, questo per esempio, se uno dovesse dire, è molto più legato a una memoria della gestualità informale, della magmaticità, che non quello di vent'anni prima. Quindi è un personaggio che si muove liberamente, non nel binario della storia, ma liberamente entrando e uscendo dal vagone della storia, visto che parliamo di binario, e però facendo
delle cose che hanno una coerenza interna, che è una coerenza lirica, evocativa e affidata poi soprattutto al colore. Un colore che, come nel caso di questo, del dipinto dell'88, è un colore immediato che recupera addirittura una gestualità che forse lui aveva praticato addirittura in periodi figurativi, decisamente figurativi, e invece l'altro di 20 anni prima è invece cristallizzato su una matericità statica, molto diversa in sostanza. Però se si deve dire ma come si connettono queste due cose, si connettono attraverso l'affidamento totale al senso espressivo del colore, sia pure in modi di trattamento diverso. Ecco, questa è la storia di Montarzolo. Quindi è una storia di una specie di lirismo molteplicemente espresso nel tempo.